L'indagine che l'Istituto Grandi Marche ha commissionato a Nomisma Wine Monitor sul Regno Unito, sul mercato del Regno Unito, sia del canale distributivo, sia del funzionamento della ristorazione e sia dell'evoluzione del consumer side, della parte del consumatore, ci aiuta a far luce su una serie di elementi che caratterizzano oggi un mercato competitivo come quello britannico e che sta per affrontare anche una transizione potenzialmente delicata per prodotti come i nostri, cioè i vini di pregio. Ovvero, qual è il rischio che uno scossone derivante dalla Brexit, che provochi quindi un innalzamento dei costi medi della bottiglia di vino presso il consumatore, ecco, qual è il rischio che il consumatore per effetto di questo scossone subisca un allontanamento, una riduzione del grado di apprezzamento o di fidelizzazione nei confronti del vino italiano? E quali sono i fattori chiave sui quali puntare per poter ottenere l'effetto contrario, cioè mantenere un buon grado di fidelizzazione del consumatore britannico? Chiaramente la situazione della Gran Bretagna è estremamente variegata, quindi non è facile avere una ricetta, un quadro complessivo, però quello che si nota è che c'è un'attenzione, soprattutto attraverso il canale dei consumatori abituali, cioè di quelli che sono più vicini al mondo del vino, c'è la possibilità di cogliere diciamo alcuni segnali positivi, quali l'effetto del branding, la conoscenza del territorio di una denominazione, quindi il valore della tradizionalità delle nostre produzioni, quindi alcuni aspetti che aiutano a comprendere che il vino italiano ha, soprattutto il vino italiano di pregio, ha delle armi proprio a disposizione per poter contrastare i rischi connessi a questo fenomeno. Noi quello che possiamo dire ai nostri produttori è che ci vuole costanza e coerenza su questi mercati, quindi bisogna essere attenti ad avere un chiaro obiettivo di posizionamento. Se l'idea è di puntare a un posizionamento di pregio, bisogna fare in modo che questo traspaia, emerga un po' da tutte le politiche aziendali e anche dalle politiche territoriali, quelle consortili, quelle delle denominazioni e possibilmente anche da tutta la parte istituzionale, cioè dalle attività di comunicazione che anche il versante istituzionale dovrebbe sviluppare a sostegno delle, diciamo, debolezze del mondo del vino italiano, che diventano anche degli elementi di appeal della nostra offerta, cioè la frammentazione, la distintività, la biodiversità, la caratterizzazione attraverso vitigni inusuali, spesso poco conosciuti, ma di grande valore storico e anche di grande valore organolettico.